Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia e bentornati in un nuovo venerdì per l'ennesimo episodio della Virus Saga. Cartella ABCD pronta, abbiamo un file da eseguire chiamato run. Che cosa conterrà? Boh, non lo so, c'è qualche file di VBScript, vediamo che cosa ci ha creato il nostro iscritto. Doppio clic su run. Aprire il file, autore sconosciuto. Io caro ti do i pieni poteri, vediamo che cosa viene fuori. Apri! Ciao Enfire, divertiti con questo virus non dannoso che comprende meme e prank. Oh, che bello ragazzi, oh che bello, sono già contento oggi. Dato che sono di buon umore ho deciso di metterti anche il file sui side squad VBS per autodistruggerlo. La sfida comprende anche l'utilizzo di quest'ultimo e non di CMD e Task Manager. Quindi non posso usare il Task Manager e il CMD, d'accordo, accetto la sfida. Attenzione perché parte il numero 2. Si apre un notepad. No, se ne stanno aprendo tantissimi. No. Se ne stanno... Perché? Cos'è Zeb? Fare un virus decente? Fare un meme? Perché? A questo punto io voglio testare il Suicide Squad. Vediamo cosa c'è al suo interno. Apriamo. Vuoi ammazzare questo virus? Certo, sì. Oddio, va su internet. Iscrizione a... YouPorn and Fire is the best effettuata con successo. Ragazzi, ma io non sono iscritto a questa roba. Ci vedete uno con questa faccia che scrive a certi siti? No. Va bene, ho capito. Prossimo virus. Zappa Zappogna ci invia il virus 111.exe. Allora, lo 000... Perché il mio schermo ogni tanto flickera? Non ho fatto niente ancora. Ci siamo già divertiti sul virus 000. Vediamo se l'111 effettivamente sarà un degno successore. Tasto destro, esegui come amministratore, PC protetto da Windows, attenzione con la doppia protezione, eseguiamo comunque. Vuoi consentire a quest'app con un autore sconosciuto di apportare modifiche al dispositivo? Assolutamente sì. Ragazzi, attenzione perché ci ha scaricato la versione a 64 bit. Noi dobbiamo assolutamente dargli l'ok. Vediamo che cosa ci tira fuori. PC portato da Windows, eseguiamo comunque. Vuoi consentire a quest'app con un autore sconosciuto di apportare modifiche al dispositivo? Let's go! Grazie per aver eseguito questo software con privilegi amministrativi. Aspetta 10 secondi per la resa dei conti. Che cosa succederà al tuo computer? Scoprilo tu. Oh cielo. No ragazzi, i virus con gli aggiornamenti sono quelli che mi fanno più paura, perché sono coloro che riescono a fare più danni al computer e noi non abbiamo potere in merito, perché durante l'esecuzione dell'aggiornamento noi non abbiamo accesso a nulla, possiamo solamente stare a guardare. 62, 71, 74, 86, 88, 91, 95, 99, 100%. Beh, sembra tutto normale. Entriamo. La nostra super mail esplosione totale fuoco. PIN 112233. Diamo il benvenuto. Solo un momento. No, ha riempito il desktop di cartelle, ragazzi. Oltretutto con dei numeri casuali. Però il computer sembra funzionante. Accesso negato. Accesso negato. Open me CSR. No, ragazzi, che cosa si è aperto? Ragazzi, che cosa si è aperto in background? Cos'era quella roba? Non ho avuto neanche il tempo. Chiudiamo sto coso. Cliccami se vuoi ottenere la strada. La strada? Ma spostiamolo un attimo di qua. Vediamo cosa sono queste cartelle. Cosa c'è al loro interno? Non c'è niente, è una cartella vuota. Quante cartelle ha creato? Ma hanno un senso questi numeri? Sono semplicemente robe a caso. Minacce rilevate.
Come minacce rilevate? Certo che c'è una mia gongo banana, Windows Defender! Qualcuno qua si è dimenticato di disattivare l'antivirus, caro il mio 1.1.exe. Il nostro Windows Defender ha trovato un Trojan Windows 32 Tigre.rfn, direi che è quello che ha cercato di distruggere tutto. Allora le cause sono molto più facili del previsto, cancelliamo tutti questi file manualmente, non stiamo neanche a scomodarci e attivare il terminale. Direi che siamo a posto. Gestione attività disattivato, va bene, d'accordo. E allora anche questa volta ci toccherà riabilitarlo. Editor del registro di sistema, noi! Cancella numero 1 e cancelliamo pure questa che chissà che cosa è. Perfetto, e anche questa è risolta, ragazzi. Prossimo virus. Ragazzi, il prossimo virus è niente poco di meno che una copia ufficiale di GTA 6. Ragazzi, GTA 6 è un gioco che abbiamo ricevuto noi della Infere Family in anteprima sotto forma di questo file. Oggi siamo qui per provarlo. Questo virus mi è stato inviato da... Non c'era il soggetto, c'era un punto nell'email, quindi non ho la minima idea da chi provenga questa roba. C'era semplicemente un punto nell'email e tre punti interrogativi. Quindi godiamoci il gameplay esclusivo di GTA 6. E ricordati di iscriverti perché mancano meno di 4.000 persone al nostro sogno dei 100K. Tasto destro, esegui come amministratore. PC portato da Windows, giustamente. GTA 6.exe, va bene. Esegui comunque. Vuoi consentire a GTA 6.exe di apportare modifiche al dispositivo? Assolutamente. Brividi! Cos'è questa roba? Ma è la versione 2 del Mims questa? Ma non era GTA 6, ragazzi! Bella la musica, però. Ha un non so che di poetico. Questo, ragazzi, è il nuovo team di GTA 6. Ma posso bloccare sta roba? Che c'è scritto qua sotto? Ma questa, se non sbaglio, è di Undertale. No, ragazzi, come lo blocco? Ragazzi, come lo blocco? Riavvia il tuo computer. Prova. Il tuo computer è stato fottuto dal Mims Trojan. Non si riavvia. Cosa diavolo sta succedendo? Esegui la diagnostica del sistema. No, ragazzi, non. Godiamoci lo spettacolo. Ma guardate questi effetti grafici, che figata! No, ragazzi, questa roba su YouTube verrà completamente compressa. Diventerò un pixel gigante, ragazzi. Ma cos'è sto casino? Oddio, ma che casino fa? Ragazzi, le mie orecchie! Ragazzi, le mie orecchie! No, ragazzi, sto perdendo le orecchie! Ragazzi, sta peggiorando sempre di più. No, ragazzi, è andato. Ragazzi, è. Ho trovato un mo. Oddio. No. Ok. Ragazzi, stanno comparendo errori random. Però riesco a leggere qualcosa. Ragazzi, vedo qualcosa sullo sfondo. C'è un emoji che mi sta mandando a quel paese! Ragazzi, il nostro desktop è pieno di emoji che ci mandano a quel paese! Ragazzi, questo è il video più bello che mi avete mai fatto! Ma cos'è sta roba? Ma è meraviglioso! È finito? Siamo salvi? Ce l'abbiamo fatta? Siamo sopravvissuti alla fine? All'ending? Era questo GTA 6? Cerchiamo di riprendere il controllo, ragazzi. Allora, posso aprire una di queste emoji che mi mandano a quel paese? Evidentemente non è stata una buona idea. Allora, riesco, riesco! Foto! Ragazzi, guardate! È un emoji flashante che mi manda a quel paese, guarda! La stampante no, la stampante no, per favore. No, non mi aprire. No, la stampante no, ragazzi, la stampante no.
Questo computer non è collegato alla stampante, vero? No, è il mio portatile. Ragazzi, la sicurezza. Ma posso fare qualcosa? Tipo riavviare la macchina virtuale? Non posso fare niente? Sta cercando di stampare le emoji che ci manda quel paese, ragazzi. Il tutto mentre ci becchiamo qualche flash in faccia, perché è giusto così. Ragazzi, non so cosa fare. Riavviamo il computer. Proviamoci. Spegni la macchina virtuale. Allora, il clone di clone di clone di Microsoft Virus Box, ho paura che non sia in grado di riavviarsi mai più. Ok, qualcosa mi dice che non potremo mai più riprendere questa macchina virtuale. Wow, caro, complimenti, hai fatto una roba veramente meravigliosa, caro. Veramente, complimenti, perché è una figata allucinante. Detto questo, Dani vi saluta e vi appuntamento ad un prossimo video. Ci vediamo qui, come sempre, per un nuovo episodio della Virus Saga ogni venerdì per raggiungere il nostro sogno dei 100.000 iscritti. A presto!